Stai prendendo un granchio. No, caro amico, cara amica, non lo sto dicendo a te. Questo è il titolo del nuovo libro di Eric Barker, che nelle sue pagine sfata molti dei miti legati al tema del successo e di come raggiungerlo. Primo dei luoghi comuni, il fatto che abbiamo successo quando accumuliamo ricchezza economica o quando arriviamo a coprire delle particolari posizioni di prestigio. In realtà non c'è un significato universale insito nel successo, piuttosto potremmo definirlo come l'arte di far succedere nella propria vita ciò che ognuno ritiene essere importante per sé, ciò che più di tutto lo fa sentire realizzato. Bene, fatta questa doverosa premessa, vediamo i tre punti che mi sono rimasti particolarmente impressi dalla lettura di questo libro. Il primo punto è: se vuoi raggiungere successo, conosci te stesso. La prima regola per avere successo è riuscire a delineare il percorso necessario a raggiungerlo. E questo naturalmente varia da persona a persona. Perché? Perché la scelta del percorso dipende da quella che è la propria natura, le proprie capacità e attitudini personali. Facciamo un gioco di ruolo e immaginate di essere delle persone iperorganizzate e disciplinate. In virtù di queste caratteristiche è probabile che otterrete ottimi risultati a scuola e in tutti quegli ambiti dove potete disporre di risposte precise e di sentieri sicuri. Ma in mancanza di questi elementi che cosa succede? Beh, è probabile che senza una guida vi sentirete persi e avrete difficoltà a intravedere percorsi alternativi originali per raggiungere ciò che desiderate. Ora, cambio di ruolo e immaginate di essere adesso degli innovatori, magari degli artisti. Ecco, le stesse strutture che ben matchavano con le esigenze delle persone organizzate e disciplinate è probabile che per voi outsider rappresentino degli ostacoli. Per quale motivo? Beh, perché siete diversi. Voi originali avrete forse più facilità ad aprirvi la strada da soli, magari correndo anche dei rischi. Se invece cercate di attenuare le vostre caratteristiche per conformarvi a chi non è come voi e seguire il suo stesso percorso, finirete non solo per entrare in conflitto con voi stessi, ma vi priverete anche della possibilità di accedere a quelle risorse che vi rendono unici e che sono in grado di farvi fare la differenza. Naturalmente non c'è una strada giusta e una strada sbagliata, c'è solo che cosa? La consapevolezza che a garantirci vantaggi decisivi nel percorso verso il successo è il fatto di riuscire a mettere a frutto le nostre qualità, qualunque esse siano. Quindi, persone con inclinazioni differenti possono avere mete comuni, ma la modalità con cui affrontiamo il percorso quasi sicuramente non lo è. Ottimo, che cosa fare allora dopo che hai compreso quelli che sono i tuoi punti di forza? Devi scegliere lo stagno giusto. Scegli lo stagno giusto. Per crescere e per prosperare abbiamo bisogno di immergerci nei contesti più adatti a noi. Tutti possediamo talenti, disposizioni o tratti di personalità in grado di farci ottenere un risultato incredibile in una determinata situazione, ma di condurci al totale fallimento in un'altra situazione. Scegliere, ecco allora, lo stagno giusto significa scegliere gli ambienti nei quali funzioniamo meglio, nei quali le nostre personali caratteristiche possano armonizzarsi con le caratteristiche del contesto, a tal punto da riuscire a determinare assieme dei risultati eccellenti. Questo concetto, secondo me, viene perfettamente chiarito da una riflessione che l'autore ci riporta a proposito di un fenomeno osservato da un professore della Harvard Business School. Boris Groysberg prese in considerazione alcuni dei migliori analisti di Wall Street e notò che quando si trasferirono a lavorare per la concorrenza, improvvisamente le loro prestazioni decrebbero in modo significativo. Viceversa, quando venne data loro la possibilità di portare nella nuova azienda il proprio team di lavoro, ecco che il loro primato venne nuovamente confermato. Insomma, penso che il concetto sia chiaro, noi tendiamo a considerare i migliori come tali in virtù delle loro competenze e abilità, ma nella nostra valutazione commettiamo spesso un errore fondamentale, dimentichiamo cioè il potere del contesto nel determinare le loro prestazioni, quindi sottovalutiamo i team che li supportano e che li aiutano a crescere giorno dopo giorno. L'ultimo punto che ho trovato interessante e vorrei condividere con voi è riassumibile in questa frase: credere in se stessi è bello,
perdonare se stessi è meglio. Ogni percorso verso il successo è inevitabilmente costellato da cadute. Cos'è che ci aiuta a rialzarci e proseguire? La nostra autostima? La fiducia in noi stessi? Questo per Barker è uno dei concetti più sopravvalutati nell'ambito del successo. Secondo l'autore, infatti, focalizzarsi sull'autostima è come correre incessantemente su un tapis roulant per dimostrare il proprio valore. In questo processo senza sosta noi rischiamo di costruirci aspettative troppo elevate che spesso poi nel concreto non riusciamo però a soddisfare. E allora che cosa accade? Beh, accade che la nostra autostima inizia a vacillare e ci rimproveriamo di non fare abbastanza e soprattutto di non essere abbastanza. E quindi come se ne esce? Beh, anziché cercare di far vedere a te stesso e agli altri quanto sei forte, quanto sei invincibile, concentrati sul perdonare te stesso quando dimostri di non esserlo. Le ricerche dimostrano che le persone autocompassionevoli percepiscono loro stesse e il mondo in modo più accurato. Non sentono il bisogno di mettersi costantemente alla prova e non si giudicano con troppa severità quando poi falliscono. Si focalizzano, anzi, sul cogliere il lato costruttivo dei feedback negativi, laddove invece le persone focalizzate solo sull'autostima tendono a respingerli per continuare a proteggere l'immagine positiva che hanno di sé. E non è un caso che l'autocompassione sia risultata associata a maggiore benessere psicologico, a maggiore felicità e a maggiore connessione con gli altri. Bene, che dire amici, un libro molto interessante, arricchito dallo stile di questo autore, ironico e da una solida letteratura scientifica a sostegno degli aneddoti e delle varie riflessioni esposte. Sicuramente ve lo consiglio per esplorare meglio la vostra idea di successo e per mettere in discussione le azioni che ad oggi ritenete necessarie a raggiungerlo. Bene, per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto aspetto il vostro pollice in su e iscrivetevi anche alla mia newsletter per non perdere le prossime recensioni di libri psicologici e di crescita personale che farò per voi. Grazie di cuore e alla prossima, ciao!